Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo i numeri della rivista Lobby della Scienza e della Tecnica dal numero 6 al numero 10. Partiamo col numero 6. Ecco alcuni articoli proposti. Riportare alla luce un fossile. Orologi solari. Diatomee. Modelli di imbarcazioni antiche. Riflettografia, costruire un robot, gli stomi, il giorno giuliano, l'areografo, la Val Codere in mostra, la saldatura in elettronica, il cielo d'estate. Questo è il numero 6 della rivista Lobby della Scienza e della Tecnica, trimestrale di divulgazione scientifica. In questo video presenteremo anche ulteriori numeri, il numero 7, l'8, il 9 e il 10. Proseguiamo con il numero 7. Le conifere in miniatura. La datazione dell'avorio. I coloranti in microscopia. Riportare alla luce un fossile. Corso di mineralogia. Costruire un robot. Riprendere un plastico ferroviario. Storie delle misure elettriche. Leggere una carta celeste. Il binocolo. Chi era Ruffini? Il cielo dell'autunno. Questo è il numero 7 del trimestrale Lobby della Scienza e della Tecnica.
Adesso passiamo al numero 8. Modellismo, dal vapore ai vapori. 2000 anni di storia, dalla sfera di Eero alle moderne turbonavi. Matematica, come si calcola la data della Pasqua? Microscopia, il micromanipolatore, per posizionare e allineare i preparati al microscopio. Fossili. Riportare alla luce un fossile. Parte terza. Consolidamento, mascheratura e impaginazione spaziale. Astronomia. Il gruppo astrofili Montagna Pistoiese. Mineralogia. Un piccolo corso di mineralogia. Parte seconda. Astronomia, il cielo d'inverno. Elettronica e robotica, costruiamo un robot. Quarta parte. Astronomia, la testa di cavallo. Nebulosa Barnard 33. Matematica. Come si calcola il tempo siderale locale? Ecco qui il numero 9, sempre del trimestrale Lobby della Scienza e della Tecnica. Microscopia. Vita in una radice di cipolla. Osserviamo la riproduzione cellulare. Matematica. Come si calcola il giorno dell'anno e della settimana? Mineralogia, un piccolo corso di mineralogia, parte terza. Vetro artistico, creatività e tecnica lavorando il vetro, vetrofusione, gli strumenti e le principali tipologie del vetro. Matematica, la biografia di un matematico, Eugenio Beltrami. Modellismo, vortice, un sommergibile della realtà, dalla realtà al modellismo. Astronomia, il cielo di primavera, le costellazioni dei mesi primaverili. Elettronica, scegliere l'obiettivo di una telecamera per TV a circuito chiuso. Poi
Poi tante notizie in breve. Terminiamo ora col numero 10. Microscopia. Pasta o fascio di luce? Cos'è la luce polarizzata? Matematica. La biografia di un matematico, Enrico Betti. Continua il corso di mineralogia, un piccolo corso di mineralogia, parte quarta. Vetro artistico, creatività e tecnica lavorando il vetro, vetrofusione, il progettare con il disegno. Eventi, Hobby Scienza 2008. Modellismo. Mini corso di modellismo navale in legno, parte prima. Naturalismo, il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro, in provincia di Modena. Elettronica, scegliere la telecamera per un impianto a TV circuito chiuso. Piana delle Orme, un posto unico dove vivono ricordi e memorie. Ottica, il foro stenopeico. Mostre, attività di divulgazione scientifica, il gruppo di divulgazione scientifica Dolomiti. Vendiamo scienza gratuitamente. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Grazie.